Salve amici! Se allo scrittore di fantascienza francese Jules Verne venissero raccontate le fantastiche capacità dei moderni sottomarini, piangerebbe d'invidia. Al giorno d'oggi, un sottomarino è un'intera città che può vivere autonomamente per mesi lontano dagli occhi umani. La storia dell'idea di creare un sottomarino risale al Rinascimento e appartiene a Leonardo da Vinci, sebbene non sia mai stato un militare. Il principale risultato di questo dispositivo, secondo lui, era principalmente la furtività, e questo resta ancora oggi il fattore principale dell'attrattiva del sottomarino come arma. Il maestro inventò il sottomarino al termine della sua vita, nel 1515. La sua barca non era completamente sommersa e doveva affondare le navi nemiche con un ariete posizionato a prua, proprio come fece il capitano Nemo sul suo Nautilus. Non sappiamo se il sottomarino di Leonardo fu costruito, molto probabilmente no. Un moderno sottomarino è uno dei tipi di armi più high-tech che esistono al mondo. Inoltre, questo giocattolo è difficile da fabbricare e incredibilmente costoso. Questo lo dimostra il fatto che è posseduto da un ristretto numero di paesi, tra i quali Stati Uniti, Gran Bretagna, Russia, Francia e Cina. I più terribili e mortali di loro, ovviamente, sono i sottomarini strategici che trasportano a bordo armi nucleari a lungo raggio. In questo video vi parleremo dei sottomarini più avanzati, progettati per rintracciare e, in caso di guerra, se possibile, distruggere i sottomarini strategici nemici che si nascondono negli oceani. Quindi diamo un'occhiata agli ultimi e più avanzati modelli di sottomarini da attacco nucleare dei nostri tempi, in grado di rilevare un nemico a una distanza fino a 5.000 km. Classe Yasen, Russia. I sottomarini classe Yasen sono sottomarini multifunzionali a propulsione nucleare con missili da crociera di quarta generazione. Sono un analogo del modello americano del sottomarino Virginia. I russi credono che il loro modello sia migliore. È progettato per cercare e tracciare sottomarini missilistici strategici. Inoltre è in grado di distruggere navi di superficie e lanciare attacchi missilistici lungo la costa. Il materiale dello scafo è realizzato in acciaio speciale a basso magnete e all'intero scafo è applicato anche un rivestimento in gomma. Il sottomarino è difficile da individuare per navi e aerei antisottomarino sonar. È praticamente silenzioso in acqua, come una foglia di frassino al vento. Un dettaglio caratteristico è che non ci sono tubi lanciasiluri sulla prua. La parte anteriore è destinata al posizionamento di un'antenna sferica di grandi dimensioni del sistema idroacustico. I siluri si trovano nella parte centrale dello scafo. L'intero carico di munizioni dei siluri è di 30 pezzi di calibro 533. Apparentemente, l'equipaggio è in grado di colpire il nemico da dietro l'angolo e all'improvviso, il che è sempre un esempio di tattica vincente per i russi. Le armi principali sono i missili da crociera a lancio verticale. Il sottomarino ha 8 lanciatori per missili P-800 Onyx. Si possono anche utilizzare missili 3M14 Calibre e 3M54 Biryuza. La barca di 140 metri è costruita secondo uno schema monoalbero ed è dotata di un'elica silenziata a 7 pale. Viene usato anche un propulsore a getto d'acqua poco rumoroso. Sono presenti 4 propulsori e timoni di prua orizzontali, probabilmente retrattili. La velocità sott'acqua della nave è quasi il doppio di quella in superficie, rispettivamente 57 e 29 km orari. Il motore, come tutti i sistemi di bordo, è alimentato da una centrale nucleare di quarta generazione, con una potenza di 200 MW. La profondità di immersione può raggiungere i 600 metri. I progettisti si sono preoccupati della sicurezza di tutti i membri dell'equipaggio, che è composto da 90 persone. In caso di pericolo, possono lasciare l'imbarcazione grazie a una capsula di salvataggio staccabile situata a prua. L'autonomia dichiarata è di 100 giorni. Il sottomarino Severodvinsk, commissionato dalla Marina russa nel dicembre 2013, è costato ai contribuenti 47 miliardi di rubli, circa 1,5 miliardi di dollari.
In totale si prevede di costruire 9 sottomarini classe Yasen. Al dicembre 2021 sono state costruite 3 unità. Ad esempio, il K-561 Kazan della classe Yasen M, varato nel 2017, ha spese comparabili, ma ha attrezzature antirumore più avanzate e una sagoma dello scafo diverse. Ha superato tutti i test ed è stato messo in servizio nel 2021. I sottomarini d'attacco classe Virginia degli Stati Uniti sono sottomarini nucleari multifunzionali avanzati che utilizzano la tecnologia stealth. Nonostante il fatto che la serie Seawolf, destinata principalmente a combattere i sottomarini sovietici, sia stata sviluppata per sostituire le barche classe Los Angeles, che costituiscono la base dei sottomarini nucleari multifunzionali americani, il suo costo troppo elevato, oltre al cambiamento delle priorità strategiche, ha portato a nuove esigenze per la Marina degli Stati Uniti e alla creazione di un nuovo sottomarino d'attacco di nuova generazione più piccolo. Il progetto ha ricevuto l'affettuoso nome femminile Virginia. La nave è progettata per combattere i sottomarini in profondità e per condurre operazioni nella zona costiera. Oltre all'armamento e all'equipaggiamento standard, dispone di veicoli subacquei disabitati, una camera di compensazione per i subacquei e un supporto sul ponte per un container o un sottomarino più piccolo. La lunghezza è di circa 113 metri, la larghezza di 10,2. La centrale nucleare utilizza il reattore S9G raffreddato ad acqua, progettato appositamente per questo sottomarino. Funziona con elementi combustibili, la cui elevata intensità energetica garantisce un funzionamento ininterrotto durante l'intero ciclo di vita della barca, eliminando la necessità di operazioni di ricarica estremamente costose, dispendiose in termini di tempo e pericolose per le radiazioni. È interessante notare che il reattore S9G è usa e getta, e questo avviene per la prima volta al mondo. Sempre per la prima volta, sul sottomarino non c'è il periscopio tradizionale. Viene invece usato un palo telescopico multifunzionale, su cui è installata una telecamera, che trasmette un'immagine tramite un cavo in fibra ottica al monitor del palo centrale. Le antenne di comunicazione e di intelligenza elettronica sono posizionate sullo scafo della barca. Il laser a infrarossi viene usato come telemetro. Ci sono da 100 a 120 membri dell'equipaggio. Per rilevare i campi minati sottomarini, a bordo sono presenti veicoli automatici senza pilota, che possono funzionare offline per un massimo di 18 ore. L'armamento della Virginia è composto da 4 tubi lanciasiluri, 26 siluri MK-48 e 12 lanciatori per missili da crociera Tomahawk. Il sottomarino è in grado di immergersi fino a 500 metri di profondità e raggiunge sott'acqua i 62 km orari. I vantaggi includono un gran numero di attrezzature aggiuntive, nonché un'elevata versatilità. Il sottomarino classe Virginia SSN 787 Montana, da quasi 3 miliardi di dollari, è considerato il più tecnologicamente avanzato al mondo. Superati tutti i test in mare nel 2022, è il quarto su 10 pianificati di quarta generazione. Dal 2004 sono stati costruiti in totale 22 sottomarini classe Virginia. Sottomarino nucleare britannico classe Astute. Gli inglesi hanno chiamato la loro fortezza sottomarina di 97 metri in modo semplice e senza pretese, Astute, che significa intelligente. Lo sviluppo del progetto è iniziato nel 91. Il prototipo era il sottomarino classe Trafalgar. Il risultato è una struttura a scafo singolo e albero singolo, con un motore a pompa praticamente silenzioso. All'esterno, la barca è ricoperta da un rivestimento fonoassorbente, che comprende 39.000 piastre speciali che assorbono i segnali sonar. Rispetto alle versioni precedenti, questo sottomarino è più adatto a lavorare in acque costiere e anche in acque poco profonde.
Come tutti i sottomarini della Royal Navy, ha una cabina rinforzata che consente di emergere in quelle parti di oceano ricoperte da uno spesso strato di ghiaccio. Al posto dei periscopi sono installati due dispositivi optoelettronici retrattili CM010. Il complesso idroacustico è in grado di rilevare e tracciare navi a una distanza di quasi 5.000 km. Inoltre, il sottomarino ha un compartimento speciale per i sub, che salgono in superficie attraverso il portello, mentre il sottomarino è in posizione sommersa. È possibile trasportare un veicolo subacqueo a secco, dry deck shelter, per la consegna di nuotatori da combattimento. Il reattore nucleare Rolls-Royce PWR-2 è utilizzato come centrale elettrica, che alimenta la propulsione della barca e gli altri suoi sistemi con un moderatore ad acqua. Due turbine a vapore trasmettono il momento torcente attraverso un riduttore ad albero. Il reattore funziona senza ricarica per 25 anni. Si stima che durante l'intero periodo di funzionamento, questo sottomarino possa effettuare fino a 40 viaggi intorno al mondo. Ci sono 6 tubi lanciasiluri. L'Astute può trasportare 48 mine o missili e, secondo dati non confermati, i tubi lanciasiluri hanno la classica forma di posizionamento a prua. Tra le armi missilistiche vale la pena evidenziare i missili da crociera Tomahawk Block 4, in grado di colpire un bersaglio a 1200 km di distanza, e i missili antinave Harpoon. La nave può raggiungere i 300 metri di profondità e la velocità sott'acqua è di circa 54 km orari. L'equipaggio è composto da 98 persone che, se necessario, possono respirare l'aria prodotta attraverso un sistema dall'acqua dell'oceano. Per la prima volta nella pratica della Royal Navy, ogni membro dell'equipaggio ha la propria cuccetta. Nel 2020, dopo tutti i test, il sottomarino Audacious, del valore di circa $1.5 miliardi, è stato consegnato alla Royal Navy, già il quarto dei 7 classe Astute previsti. È sconfortante pensare a quanto spende il mondo per la produzione di sottomarini nucleari di ogni tipo, nonché per il loro armamento e la manutenzione. E c'è da porsi la domanda: è possibile che questa corsa agli armamenti non si fermi mai? Diteci la vostra opinione nei commenti. Con questo è tutto, amici. Lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e a presto!